offrono qualcosa in più. E siamo contenti per questa serata, che deve essere una ripartenza per noi. Senti, da un punto di vista dell'interpretazione, siete in una squadra diversa, c'è stata corsa, c'è stata forza, intensità, c'erano delle cose che erano facilmente riconoscibili. Avete cambiato la testa, la tecnica, le gambe, che cosa c'è in questa partita di bello? Ma secondo me è un fatto di testa, nel senso che comunque sia c'era tanta pressione agli europei. E anche dentro si è creata un po' troppa pressione, quindi eravamo un po' scarichi, e poi secondo me siamo stati bravi perché abbiamo provato poche cose però che ti rimangono dentro, e quando vieni in nazionale hai poco tempo per provare le cose, quindi devi essere efficace al 100%, e secondo me stiamo andando nella direzione giusta, quindi siamo contenti di questo. Possiamo dire che con uno Spalletti un po' più tranquillo, con la vostra mente diciamo così anche più libera, adesso possiamo finalmente, quelle sono scorie, le abbiamo eliminate, questa è l'Italia e da qui riparte la rinascita, la crescita. Sì, poi non dobbiamo dimenticarci, perché altrimenti facciamo un errore grande, perché poi dalle sconfitte si impara sempre, e credo che l'aria sia cambiata, e questo si vede, siamo più liberi, siamo più tranquilli, e questo è merito del mister, e niente, dobbiamo continuare su questa strada, con questo spirito, perché poi lo spirito di te non deve mancare, perché chiaramente poi se andiamo a vedere la squadra avversaria come individualità ci distruggono, questa è la verità, però ecco, poi il campo è una cosa diversa, poi quando si gioca in 11 compatti, stretti, si possono fare grandi cose. Senti, ma di la verità, cosa pensa? Sei andato a abbracciare Domenichino, mi sembra. Era Sasà. Ah, Sasà è qua al mister. Ci racconti, c'è un motivo particolare? No, perché sono stati molto vicini anche in un periodo. Sì, sì. E poi abbiamo un bel rapporto. Quando il mister mi rompe le scatole che devo fare la tecnica, vado sempre a lui a chiedere, quindi c'è un bel rapporto. E poi l'abbraccio col mister è perché comunque abbiamo passato un'estate tutti bruttina, direi, e ci siamo divisi le colpe, e le colpe vanno divise a metà, non è 99-1 nostro, perché poi in campo ci andiamo noi, quindi l'abbraccio da ripartenza, dai. Senti, mi dici in campo cosa avete pensato in quei primissimi 13 secondi? Adesso finisce 6-0. No, a parte scherzi, che bisognava continuare a fare quello che ci aveva chiesto il mister, anzi iniziare, perché era appena iniziata la partita. Come stai, Daniele? No, no, bene, sono un po' stanco. Ecco, non torniamo sulla domanda di prima, che cosa vi aveva chiesto il mister? Cioè il palleggio, che cosa vi aveva chiesto? Che piano avevate? Perché funzionava? No, ma il mister in campo è fortissimo, ci ha descritto una partita prima che è stata quella che poi si è sviluppata, nel senso che loro poi ci avrebbero lasciato il pallino del gioco ogni tanto, in quei momenti dovevamo fargli male perché loro difensivamente non erano